8 giugno, al termine di un lungo confronto tra la direzione di Crédit Agricole Italia, la FABI e le altre organizzazioni sindacali, è stato siglato l'accordo che aggiorna i percorsi professionali nel gruppo bancario Crédit Agricole Italia, dopo due decenni nei quali il contesto normativo generale e di settore è profondamente cambiato. Da un lato l'azienda aveva la necessità di dare attuazione concreta ad una serie di novità che hanno caratterizzato gli ultimi anni, come allungamento dei tempi di permanenza in azienda, diverse riorganizzazioni, fusioni e nuove evoluzioni dei modelli distributivi e di servizio. E dall'altro la FABI, di concerto con tutte le organizzazioni sindacali, che esigeva una presa d'atto sull'ampliamento del perimetro delle figure professionali, una maggiore e trasparente armonizzazione della normativa in essere, con la salvaguardia delle professionalità interessate dalle precedenti fusioni con Creval e Friuladria. L'accordo sottoscritto non sostituisce, ma si inserisce in continuità con tutti i precedenti accordi sulla materia inquadramenti, quelli del 2000, del 2001, del 2004 e del 2014. Con questo accordo si amplia la platea delle figure professionali e si attribuiscono gradi minimi e percorsi professionali a diversi ruoli precedentemente non normati. Rimangono invariate, tra le altre, le normative vigenti riguardanti i ruoli di titolare e vice di filiale, del referente sportello leggero, ruoli di banca d'impresa e centri private e dei responsabili operativi. Operativamente, nei casi di cambi ruolo oppure di passaggio da filiale grande a filiale piccola e viceversa, ricordiamo che la discriminante sono sempre gli 8 addetti, il nuovo accordo ha confermato i principi già in essere nella circolare del 17 febbraio del 2005 tendenti a salvaguardare i percorsi interrotti. Il nuovo accordo sugli inquadramenti si applica per tutti i colleghi in Crédit Agricole dal 1 luglio del 2024. Con riferimento al personale ex Creval, saranno correttamente riconosciute le norme preesistenti in Crédit Agricole, con applicazione retroattiva a partire dal 1 maggio del 2022 fino al 30 giugno del 2024. Questo consentirà il recupero dei percorsi professionali finora rimasti sospesi dall'integrazione e la piena applicazione dei precetti contenuti nell'accordo dell'aprile del 2022. Al personale ex Friuladria saranno invece applicate le previsioni preesistenti in CAFA in materia di figure e percorsi professionali fino al 30 giugno del 2024. In tema di salvaguardie, la volontà invece è stata proprio quella di riconoscere ad un più ampio perimetro di persone, in termini temporali e ai fini del computo dell'avanzamento di carriera, i periodi lavorati precedenti all'accordo stesso, al fine di non vanificarli. Per esempio, nei confronti dei destinatari dei percorsi professionali, gestore family, premium, POE, compresi gli ex gestori affari di filiale e affari di polo, che dal 1 luglio del 2024 abbiano maturato almeno il 55% delle tempistiche necessarie per il riconoscimento del successivo livello retributivo, verrà mantenuta l'applicazione della normativa previgente. L'azienda dovrà trasmettere a tutti i colleghi interessati dall'accordo apposita comunicazione scritta di conferma dell'incarico, contenente l'indicazione del numero dei mesi accreditati per effetto delle previsioni concordate. Entro il 31 di luglio le parti dovranno incontrarsi per la stesura della circolare normativa relativa al contenuto dell'accordo. L'intesa siglata il 28 di giugno chiude in maniera soddisfacente una lunga e complessa fase negoziale che ha visto un percorso di tavolo non esente da momenti di tensione. Con l'entrata in vigore di questo accordo si raggiunge omogeneità nella normativa di gruppo, introducendo anche percorsi per figure di direzione centrale, semicentro e CAGS. Le nuove norme consentono di ampliare considerevolmente il numero di ruoli e colleghi interessati dai percorsi professionali, ampliando decisamente una platea che stava progressivamente riducendosi, evitando anche il rischio di un'eccessiva discrezionalità aziendale nel riconoscimento delle promozioni.
Resta ancora da affrontare con maggior dettaglio il tema delle direzioni centrali, solo parzialmente interessate dall'intesa. Relativamente a questo aspetto, ed anche al fine di aggiornare con tempestività la materia, a partire dai prossimi mesi sono stati previsti periodici momenti di analisi e confronto, anche di tipo negoziale, che possano allineare il tema delle oramai frequenti riorganizzazioni aziendali. Il segretario nazionale della FABI, Elisabetta Mercaldo, ha così commentato l'accordo che è stato raggiunto in Crédit Agricole. L'accordo arrivato dopo un percorso complesso ma costruttivo è un segnale importante per le lavoratrici e i lavoratori. Punta a garantire una maggiore equità e trasparenza nei percorsi di carriera. L'adeguamento degli inquadramenti, inoltre, è essenziale per rispecchiare le evoluzioni tecnologiche e normative che hanno trasformato il lavoro bancario, richiedendo competenze sempre più specializzate. Continueremo ovviamente a vigilare affinché i diritti siano sempre tutelati e che le premesse contenute in questo accordo si traducano in risultati concreti e tangibili per tutti. La coordinatrice FABI in Crédit Agricole Italia, Cinzia Losi, ha così commentato l'accordo. Dopo mesi di trattativa, che ci ha visto impegnati in confronti su una materia di grande interesse, si è raggiunto un accordo che permetterà il riconoscimento degli inquadramenti ai colleghi ex Creval ed ex Friuladria, oltre ad aver allargato la platea dei colleghi che potranno beneficiare di un percorso professionale normato e condiviso.